Lei è la vera esperta. Ragazzi, sono con Martina Dell'Ombra. Cara Martina, ciao. Voglio un pronostico. Italia-Spagna. Allora, un prognostico di... Ciao! Non disturbatemi, non disturbatemi. Sto facendo... Scusa, allora, un prognostico di Italia-Spagna. Sì. Beh, sicuramente posso dire che se l'Italia cerca di avere un po' più voglia di vincere, non come l'ultima partita dove aveva la voglia di vincere del PD, forse ce la può fare. Sì. L'Italia deve un po' cinquestellizzarsi. Deve cinquestellizzarsi, sì. Sì, per avere un po' più voglia di vincere tutto quanto. E chi segna? Vogliamo chi segna? L'Italia come la Raggi. Chi segna? Buffon. Buffon, certo. Grazie Martina. Prego, Cristina, ciao. Allora ragazzi, un pronostico su Italia e Spagna. Finalmente ho beccato un personaggio che mi piace anche. Sì, lo so, però i pronostici non si devono chiedere se non inquadrati fino qua, perché infatti vedi, anche te sei in barriera. Allora, la posizione è mani come se fossimo in barriera. E l'inquadratura qua infatti. Il pronostico non te lo so e non te lo posso dire, però ce la possiamo fare. Io perché sono noi d'accordo. Siamo tosti, loro sono fighetti. Noi siamo tosti e come si sta dicendo molto e ha ragione, noi siamo forti con chi è più forte di noi. Diciamo in un film sarebbe la sceneggiatura perfetta la nostra vittoria, per cui... Ma sei d'accordo con me? Meglio Spagna che Croazia? Sono d'accordo, perché la Croazia è quest'anno tosta. Sì, ma è tosta proprio anche fisicamente, invece... La Spagna è più fighetta. Poi basta, ragazzi, basta. No, basta, io farei, basta. Cioè, taglia da qua, inquadratura qua, chissà ecco. Il perché. No, va giù. No! Va giù, no.